Voglio dirvi qualcosa sulle storie. Non sono solo un passatempo, non fatevi ingannare. Sono tutto ciò che abbiamo, sapete? Tutto ciò che abbiamo per scacciare malattie e morte. Non abbiamo niente senza le storie. Questa è la poesia d'incipit di Sermoni di Leslie Marmon Silco, pubblicato nel 1977 e tradotto in Italia pochi anni dopo. Il libro è appunto il racconto di Tayo, un giovane nativo americano che torna dalla guerra del Vietnam e deve rispondere a tutto ciò che ha subito dentro e fuori di lui. L'autrice, appunto Leslie Marmon Silco, è un'autrice nativa americana ed è diventata molto rapidamente una delle voci più importanti della letteratura statunitense e attualmente insegna in America letteratura inglese. Il racconto di Tayo è appunto un racconto di redenzione da un certo punto di vista, di guarigione, da quelle che sono state, diciamo, le cose terribili che gli sono accadute in guerra. Lui torna dal Vietnam e attraverso il libro, attraverso le cerimonie che avvengono nel libro, lui deve cercare di guarire da tutto ciò che gli è successo, internamente ma anche esternamente, dato che è presente in questo libro, come in altra letteratura nativa americana, l'idea che lo storytelling, il raccontare le storie, possa in qualche modo guarire internamente ed esternamente l'essere umano. Tayo quindi procede con questo meccanismo di cerimonia al fine di curarsi e liberarsi da tutto ciò che c'è stato di male prima di lui. E proprio nella conclusione il libro dice abbiamo battuto la stregoneria per ora, dunque è un viaggio che appunto arriva a concludersi per adesso attraverso lo storytelling, allontanando il male, ma ricordandoci comunque che è un male sempre presente che noi attraverso la narrazione dobbiamo continuamente cacciarlo dalle nostre vite.